Rapporto USA e Cina. Quali strategie per le aziende italiane che con l'Europa si trovano tra due poli? La parola del momento per definire il nuovo rapporto tra America e Cina è de-risking, cioè riduzione del rischio, il rischio Cina, ovviamente. Questo significa che tutte le aziende, dalle multinazionali fino a quelle di dimensioni minori, devono bilanciare la propria esposizione, la propria presenza in Cina. Stare in Cina per produrre per il mercato cinese, per i consumatori cinesi è essenziale. Stare in Cina esclusivamente per esportare altrove, sta diventando molto problematico e quindi, bisogna ridisegnare la geografia della globalizzazione. Grazie.